Bentornati sul mio canale e benvenuti in questo video. Allora, se la sfiga ha finito di perseguitarmi, io riprenderò a fare video. Ormai tutti i miei ultimi video stanno cominciando così. Scusate l'assenza, ho avuto questo, ho avuto quello, ma proprio diciamo che questi ultimi mesi cancellati dal calendario. Oggi voglio fare un video di cui l'intenzione di farlo praticamente risale a 2 mesi fa. Risale a 2 mesi fa quando Federica, Fedikitty, ti mando un grosso bacio, è andata in America ed è stata così gentile da... Io le ho scritto delle cose chiedendole se poteva portarmele e lei ovviamente molto gentilmente ha accettato. Ed era una quantità ingente di roba. Fortunatamente per le mie finanze, sfortunatamente perché comunque sono cose che in Italia non trovo, non ha trovato tutto. Quindi intanto io vi mostro quello che mi ha portato, che comunque è molto molto interessante. Io amo questi brand che sto per farvi vedere. Ho già fatto un video su uno shopping americano, però purtroppo non fatto da me perché io ancora non ci sono mai stata, fatto da un'altra mia amica che mi aveva fatto il favore di portarmi delle cose. Comunque vi lascio qui e giù nell'info box se volete vedere cosa ho comprato la prima volta, quel video lì. Appunto, avevo fatto questo video sullo shopping americano e dicevo che determinati marchi che non si trovano in Italia, veramente io sono molto dispiaciuta di non trovarli perché sono, a parte bellissimi, proprio le linee, i colori, i packaging sono stupendi, ma sono anche molto performanti, sono molto buoni anche ad un livello professionale. Innanzitutto, per la seconda volta, ecco il sacchetto di Sephora.com. Infatti tutte e due, Federica e Silvia, che è la prima amica che mi ha portato le cose, mi hanno gentilmente portato anche il sacchetto, è sempre molto carino. E dentro, insomma, abbiamo un bel po' di roba. Vi dico subito quello che non ha trovato, che rimane nella mia wishlist, ma una wishlist veramente, cioè, proprio io desidero queste cose da tanto, spero di poterle prendere al più presto perché sono cose stupende. Sono praticamente quasi tutte relativamente al marchio Lorac. Io amo quel marchio, veramente. Ogni volta che su Instagram, su Facebook, seguo praticamente, seguo il brand in tutti i social, esce la foto di un nuovo prodotto, comunque esce una nuova foto, anche se conosco il prodotto, io sono lì con tipo la bava alla bocca. Però purtroppo a New York, proprio dove è stata lei, non, a Manhattan, se non ho capito male, non c'era, si trova solo negli Ulta, mi sembra, che comunque sono un attimino più dislocati fuori, tipo doveva andare nel Queens per prenderla. Quindi comunque avevo ordinato le due palette, la Lorac Pro Palette 1 e 2, per non farsi mancare niente. Anche altri prodotti viso, soprattutto prodotti viso. Purtroppo niente, non, giustamente non poteva fare i chilometri per prendere queste cose. E non so perché sto toccando tutto. Sono emozionata perché devo un attimino riprendere confidenza perché è parecchio che non giro. I video che avete visto li avevo girati un attimino un po' di tempo fa. Quindi devo un attimino riprendere confidenza con la telecamera e nonostante mi serva del tempo, ho deciso di fare questo video quando sono in ritardo perché sto per uscire con una mia amica. Quindi ecco, anche per dire il trucco occhi che voi vedrete tranquillo perché ormai è vecchia storia, telecamere e luci mie sono proprio veramente da manuale, però è veramente intenso e soprattutto giocato con mille colori, mille palette, mille ombretti, quindi era veramente tipo 2 settimane che non mi truccavo per bene perché sono stata ammalata e cioè ero proprio in crisi d'astinenza, cioè ho messo tipo 2 ore a fare il trucco, vabbè, lasciamo perdere. Erano appunto Lorac che poi gli avevo chiesto la maschera, vabbè, la maschera comunque inglese dal sito si ordina tranquillamente, tra l'altro ho ottenuto lo sconto professionisti da studente da scuola di trucco, quindi sono contentissima, presto farò un ordine. Però non ha trovato neanche lì poteva insomma averli un attimino più immediata come cosa, però non ha trovato neanche quello. Per cui procediamo, vi faccio vedere quello che mi ha portato. Il primo prodotto io faccio estraggo random dal sacchetto e ve li mostro. Allora, il primo prodotto è questo.
Questo è il blush della Tarte, vi dico come si chiama. Allora, forse avrei dovuto toglierli prima perché praticamente ogni volta che provo ad utilizzare, cioè a togliere questi prodotti dai pacchetti, è veramente un'impresa incredibile. Ce l'ho fatta. Allora, questo è il blush. Considerate che da quando ce l'ho mi sono dovuta proprio, non lo so, forzare perché non ho utilizzato niente per mostrarveli prima in video e poi cominciare ad utilizzarli e procedere poi alla recensione perché i prodotti nuovi mi piace, insomma, mostrarveli appunto nuovi e non toccati, insomma, per bene, giusto potreste vedere qualche ditata dello swatch. Allora, questo è il blush della Tarte e si chiama, il colore è Fearless, si chiama Amazonian Clay 12 Hours Blush, quindi tipo dovrebbe durare 12 ore. Sì, allora il colore appunto che vi ho detto è Fearless, non vi avvicino, tanto trovate scritto tutto qui in sovraimpressione e giù nell'info box avete tutta la lista dei prodotti che cito e vi metto anche il link al prodotto proprio, così potete andare a vedere poi di ogni singolo prodotto le colorazioni, vi rifate un attimino gli occhi perché veramente su questi siti c'è da perdersi. Il blush è questo, ve l'avvicino per farvi vedere anche la superficie di questo blush, come si dice? Vabbè, il disegno che c'è sopra. Qui c'è scritto Tarte. Allora, questo è un rosa molto bello, simile al colore del pacchetto, però vedete, questo è un po' più fluo. Molto bello e totalmente matte. Questo è lo swatch. E dallo swatch sono quello che ho potuto notare come prima impressione, a parte la scrivenza che è molto buona, sono molto sfumabili perché poi quando vado ad applicarli sulla mano non rimane appunto la macchia alla ditata dello swatch, ma si sfuma molto tranquillamente. Comunque, ovviamente li proverò al più presto, tipo ora sono già truccata, ma la prima occasione di truccarmi stasera, domani, quando sarà. Li metterò subito alla prova, vi farò sapere le prime impressioni e poi ovviamente più in là con il tempo farò la recensione. Cercherò di fare delle foto in HD così insomma posso farveli vedere, le metterò sul blog così vedete appunto per bene tutti i prodotti. Vi metterò giù nell'info box il link all'articolo di questo haul così vedete tutti i prodotti nel dettaglio perché con questa videocamera ho sempre paura che non riusciate a capire la bellezza effettiva delle cose. Tarte, passiamo a Stila. Siccome di queste ne ho prese due, le prendo tutte e due. Allora, Stila ho preso due matite. Stila, sapete, a livello di packaging è veramente una roba pazzesca. Altra marca per cui quando vedo su Instagram le foto, beh, tipo Homer con la birra. Allora, io ho preso due colori. Non so se vi ricordate che in un vecchio video vi dicevo che praticamente sto amando le matite pastello. Era il video dei top low cost che vi lascio qui e giù nell'info box. Dove facevo vedere una matita pastello, nel senso color pastello di Neve Cosmetics, e dicevo che ultimamente ero fissata con le pastello all'interno dell'occhio. Perché fungevano da matita chiara e quindi allargamento e luce agli occhi, ma davano anche un po' di colore e soprattutto se abbinate al colore poi del trucco degli occhi in generale, mi piace molto come cosa. Vi dicevo, se non mi sbaglio, di aspettarvi un video in questo senso proprio perché avevo fatto prendere da Federica le matite, quelle di Stila, sono le Smudge Stick Waterproof Eyeliner. Io ho preso due colori. Allora, questa qui che si chiama Mint Julep ed è appunto un verde menta, bellissimo. L'ho vista utilizzare veramente un sacco di volte alle Pixie Woo, soprattutto a Nick, se non mi sbaglio. Sono matite di queste così, come si dice retractable in italiano. Tanto vi faccio lo swatch così poi ve li mostro entrambi. E ho preso anche il cobalt, il colore cobalt, che è questo blu
Non è un blu elettrico, ma neanche un blu notte. Comunque è molto acceso. È un blucina, sì. Sì, cobalt, blu cobalto. Potrebbe essere blu cobalto, però vabbè. Ovviamente i miei swatch sempre nei punti migliori. E sono appunto retraibili, si dice in italiano, non lo so. E in tutto questo io devo capire come funzionano. Perché ho visto la verde che andavo e non si tirava su, ho detto ok, forse è rotta, però anche la blu non si tira su, quindi mi sa che ci deve essere qualcosa che devo capire. Ma non so cosa. Vi farò sapere anche come si usano. Fede, tu mi sembra che hai preso una matita. Che cosa succede? Come si fa? Comunque, queste due sono appunto le matite di Stila. Bellissime, questa ogni volta che la utilizza Nick e vedo l'effetto sull'occhio mi fa impazzire, però come vi dicevo io ancora non ho provato niente. Procediamo con Stila e non poteva mancare un altro blush, Tarte Stila, io veramente di blush farei incetta. Da notare il packaging, ragazzi, è stupendo. Ecco, una cosa che ho notato di Stila, di tutti i prodotti che ho comprato di Stila, è che sono piccoli, cioè dal sito sembrano un attimino più grandi, più. Poi alla fine dentro magari ci sarà la stessa. No, sono piccoli, perché sono 4,25 4 grammi e 25 di prodotto per quanto riguarda il blush e per quanto riguarda la matita non c'è scritto. Non so, della matita non riesco a trovare. Comunque, cioè, sono veramente piccoli. Proprio piccoli, piccoli. Me li aspettavo più grandi. Questo qui non è grandissimo. Sono 5,6 grammi, però già si vede la differenza. Sì, magari è un packaging più delicato. Vedete questo? È un packaging più delicato, più sottile questo qui. Questo è più imponente, però boh, non lo so. Comunque, la fantasia è stupenda, ve l'ho già fatta vedere. Questi sono i Convertible Color Dual Lip and Cheek Cream, quindi fard in crema, fard, blush in crema e volendo anche sulle labbra. Io non so se ne farò questo utilizzo, sinceramente, perché poi i prodotti cremosi sulle labbra non mi piacciono, bla bla bla. Però i blush in crema sono famosissimi, questi di Stila, e questo esattamente è nel colore Petunia ed è questo rosa pesca, no, più che altro è un rosa corallo, sapete quel classico rosa con dell'aranciato dentro, molto molto bello, con la mia ditata al centro. Vi faccio lo swatch. Quello che mi piace è che non so poi sul viso perché ancora non li ho provati, ma sulle dita hanno un effetto bagnato che è una cosa spettacolare. Eccolo qui. Ve lo muovo un po' per capire, per vedere di farvi capire l'effetto bagnato. È veramente stupendo. E ho buone speranze che questo effetto rimanga, da come rimane sulla mano, rimanga sul viso. Non so se vedete. Eccolo qui. Eccolo qui. È stupendo, è veramente stupendo. Vi posso parlare solo del colore e dell'effetto adesso sulla mano. Non vi posso parlare di durata e altro, ma veramente stupendo. Io non ho preso niente per pulirmi, adesso rimarrò così bene. Sto scaricando il dito del colore sulla mano e devo dire che anche a livello proprio di sfumatura è molto molto facile, cioè a sentirlo non direi, nel senso che lo sento un po' più duro, non proprio cremoso cremoso, però poi picchiettando così sulle mani si sfuma tranquillamente. Sempre Stila, non mi piace Stila, ve ne siete accorte? Tra l'altro nel primo video degli acquisti americani mi ero fatta portare anche una cosa Stila, l'ombretto quello Foil Effect. Allora, ho preso il famoso primer, questo sono veramente curiosissima di provarlo, che è lo Stila One Step Correct, Skin Tone Correcting e Brightening Serum,
E praticamente quel primer fatto così, come si dice, a spirale, colorato. Vedete, c'è una striscia verde, una striscia pesca e una striscia bianca, quindi è appunto primer viso. In teoria correzione del colorito grazie alla striscia verde per i rossori e alla striscia pesca, e poi credo che quella bianca sia l'effetto illuminante. Veramente sono tutto compreso appunto in un gel, nel senso il prodotto non è solo quello, è un gel, una texture gelatinosa dove appunto c'è questo gioco di prodotto. Questo qui con l'erogatore, e anche questo me lo immaginavo, guardate, cioè me lo immaginavo più grande. Vabbè, comunque sono 30 ml. Sono veramente molto molto curiosa. Lo proverò prima su me stessa, poi su qualche cliente o sulle mie compagne a scuola mi faranno da cavia. E vi farò assolutamente sapere, perché questo prodotto, sinceramente, ne sento parlare tantissimo dalle YouTuber americane. In Italia ho visto utilizzarlo solo a Mr. Daniel, se non mi sbaglio. Ora non mi ricordo cosa ne pensava, se l'aveva detto, ma ho visto utilizzarlo solo a lui. E infine, sempre Tarte, quindi è praticamente Tarte Stila, ho preso questa meraviglia. Allora, questo non vorrei aprirlo solo per com'è. Allora, in teoria io avevo chiesto a Fede il piegaciglia Tarte, che so essere famoso perché è molto molto buono. E avevo visto sul sito in quei giorni che c'era questa promozione, questa edizione limitata per non so che cosa, limited edition. Non so se è tipo un compleanno del marchio o qualcosa. Fatto sta che era uscita questa edizione limitata con il piegaciglia marrone dorato di un'eleganza stupenda a livello di colori, perché poi questo non è molto elegante, però c'ha questo ciondolino qui che è tipo, non ho capito se è un serpente, e poi l'occhio ha questa specie di rubino. E all'interno della confezione davano appunto al prezzo del piegaciglia. I prezzi ve li lascio giù nell'info box perché adesso non me li ricordo, devo andarla a vedere. Questo mascara, quindi sono veramente curiosissima di provarli entrambi. Come vi dicevo, io non ho ancora utilizzato niente, c'è addirittura lo scotch. Allora, questo è il mascara, non so se sia una mini taglia o è il formato intero, ma non penso. Si chiama Lights Camera Flashes. Lights Camera Flashes, ci sono le virgole, penso si chiami così. Vediamo che scovolino ha. Il packaging è stupendo, guardate, tipo pelle di serpente, tutto dorato, stupendo. Lo scovolino è questo, mi ricorda il The Real perché è quello appunto con le punte belle definite in silicone. La punta non è proprio col pallino come il The Real. E infine questo fantastico piegaciglia con tanto di ciondolo. È veramente stupendo. Con l'impugnatura, vedete, questa un po' arrotondata per essere più ergonomica, dorato e marrone. Sono molto curiosa di provare il piegaciglia loro perché veramente ne ho sentito dire cose stupende. Niente, questo era tutto quello che ho chiesto a Fede di portarmi e che lei gentilmente mi ha portato. Io spero vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto un po' di compagnia e di avervi incuriosito. Vi lascio comunque tutti i link ai prodotti giù nell'info box, così potete andare a vedere per bene, compresi i prezzi. E niente, vi do appuntamento al prossimo video. Vi mando un bacione, ciao!